Volevo dire, ho visto tante bottiglie di vino giù. Eri per caso uno a cui piaceva bere? E quindi magari. Anche il K2. Sì. E quindi il bere ti ha portato magari a distrarti, a fare il casino che è successo qua dentro, quindi Ad l'incendio? addormentarti e non svegliarti più. E non Perché svegliarti? abbiamo visto un sacco di bottiglie di vino, tra l'altro alcune rotte. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. Allora, questa indagine per me è stata incredibile perché Una sorpresa. sì, una sorpresa, ma poi come sempre diciamo, a costo di essere noiosi, si parte col sacco vuoto e si torna con quello pieno. E qui mi viene anche da aggiungere casa trovata di culo, per puro Sì. caso, soffermandoci strada facendo e siamo entrati in questa casa dove non avevamo nessuna idea di cosa potesse esserci, assolutamente, perché ripeto, ci siamo fermati per caso, abbiamo visto questa struttura abbandonata, però porca vacca, avete visto nel video cosa è successo, insomma. Io direi che forse poi lascio dire a Lara, però per quello che mi riguarda. Io riassumerei l'indagine con una parola, disagio. Ecco, quello è stata la cosa che abbiamo avvertito varcando subito la porta fino a che non l'abbiamo ripassata per uscire dalla villa, dalla casa, insomma. Sì. Che era una casa adiacente a una specie di rimessa che però onestamente non abbiamo neanche capito di chi potesse essere, cioè non c'era storia Sì, fondamentalmente. abbiamo ipotizzato un custode, potevano essere contadini, ma nella nostra ricerca, nella nostra ispezione, siamo arrivati a una conclusione, magari azzardata, non lo so, però la percezione che abitassero innanzitutto un uomo e una donna, perché Sì, cravatte, quello che abbiamo trovato, c'erano sì, anche un po' c'erano degli abiti, le scarpe, oppure alcuni oggetti, non c'era tantissimissimo, però abbiamo dedotto ci potesse essere un uomo e una donna, anche gli arredi, c'erano delle tende. Ma chissà perché abbiamo pensato a un fratello e una sorella. E questa cosa qua ci è stata confermata un po' dagli strumenti, perché dalle domande che noi abbiamo fatto, poi il K2 rispondeva. si illuminava e dava risposta. Domanda risposta, no? Sì. E questa cosa qua ci ha un po' stupito, perché tante volte si entra in una struttura conoscendo quello che c'è stato, ma e si va lisci, no? Dici, oh, so che qui c'è stata questa storia e quant'altro. Quando però non si sa nulla, c'è anche questo gioco sotto, quello di scoprire, di voler scoprire che cosa è successo. Ed è bello anche quello. E questa deduzione strana, perché di solito pensi a una coppia, marito e moglie, insomma, il fratello e la sorella ci ha veramente Sì. stupiti. Che cosa è successo in quella struttura? Allora, innanzitutto io non mi sono sentita tanto bene, soprattutto nella stanza incriminata, cioè Allora, ti quella. interrompo per dirti una Sì. cosa, ma più che altro non a te perché lo sai, sei tu che. Però a loro. Allora, Lara non è una piangina, nel senso, se sta male, addirittura Ah, se lo beh, tiene per sì. sé, poi mi Sì. va a casa ed è esaurita, spacca i bicchieri, fa di tutto. Però sul posto No, vabbè. non fa trasparire niente, quindi per vedere Lara così su una sedia. Sì, no, mi è girata la testa, cioè proprio ho avuto. Allora, posso dare la colpa al Ma caldo. non era neanche Non così era tardi. eccessivamente caldo, anche perché non era presto, non era eccessivamente caldo, però a voler essere oggettivi, cioè nel senso, cerchiamo di togliere tutto e vediamo cosa rimane. Poteva essere il caldo. Però quella stanza era particolare, quella stanza era veramente particolare anche perché c'era questo letto bruciato che ha fatto colpo subito appena Sì. entravi, anche perché non ce lo aspettavamo minimamente, minimamente. E la cosa che ha stupito, le cose che hanno stupito erano due. Innanzitutto il fatto che quegli appendini, quegli attaccapanni fossero bruciati in un punto lontano dal fuoco, ovvero gli appendini di plastica appesi ai muri lontani dal letto Sì. erano visibilmente fusi. Ora potevano essere vicini al letto e
poi stati spostati in un secondo momento e appesi da qualcun altro che è passato in un secondo momento. Certo. Ci sta tutta. Ma l'appendino in legno che era proprio sopra il letto era, sulla in, tonso. Era in tonso, cioè c'era, ed era sotto. In legno, esatto, c'era la, come dire, lo stencil dell'appendino. Se tu lo toglievi ci rimaneva la sagoma bianca sotto col nero del fumo attorno, ma l'appendino di legno era di intatto. Legno intatto, cioè fate conto che se è legno, cioè, brucia, esatto, cioè. Non era manco nero, cioè io sì. Mi chiedo che o qualcuno l'ha pulito e l'ha rimesso lì, sì, ma doveva bruciare, ecco, e quella cosa lì mi ha veramente veramente stupito, perché non riesco a, magari c'è una logica che io non vedo, c'è un motivo che io non so riconoscere, spiegatemelo voi. Ma io non lo, e poi quella macchia assurda che c'è a capo del letto che sembra un alieno. Voi capite che noi siamo anche appassionati di ufologia. Esatto. Quindi, Allora, non so, può essere, c'è il caso, ma assolutamente sì, ed è una bellissima e straordinaria pareidolia, ma non ditemi che quello non è un alieno, no, perché sembra un il viso di un grigio, cioè è pazzesco, è veramente pazzesco. In quella stanza mi è venuto questa sorta di mancamento e niente, poi è passato, sono sì, riuscita un attimino. Sì, siamo anche andati a mangiare fuori dopo, stava bene, sì, per cui sì, è solo sì, stato ho bevuto, lì. Abbiamo, ho cercato di bere un goccio d'acqua, insomma cose così, mi sono ripresa, però lì è stato così. Perché voi dovete sapere che finite le indagini andiamo a ubriacarci, a mangiare come i porci, sì, per cui se abbiamo mangiato come i porci vuol dire che stava che bene. Stiamo, esatto, anche perché diciamolo, dobbiamo dirlo adesso, cosa? Cioè che noi, cioè l'indagine a noi ce ne frega niente, noi andiamo a fare l'indagine per andare a mangiare, conosce tanti posti buoni, sì, Davide e anche Franci, cioè noi approfittiamo delle indagini per poi andare a mangiare, cioè certo. Il nostro scopo, quindi se volete fare delle donazioni fatele per farci mangiare, sappiate, perché siamo denutriti, siamo denutriti, sì. Sappiate che il nostro la mia pancia è un'illusione ottica, è una pareidolia, è una pareidolia, esatto, esatto. Niente, a parte gli scherzi, c'è da sottolineare anche come dire, la sensazione che ha avuto Davide, sì. Di cui poi sicuramente vi parlerà lui, perché avrà da dire anche lui la sua riflessione, il fatto di aver percepito la presenza di un certo Georg, George. Che gli è venuto in mente a lui. Sì, ma poi no, non solo lì, era tutto il giorno che gli veniva in mente. Ah, sì, Davide, cioè nel senso, entrando nella struttura, continuava a venire in mente questa persona che lui, se non sbaglio, aveva conosciuto non da giovane ricordo, o da piccolo, insomma. Ecco. Sta di fatto che quando nel bagno... Scusami, mi sono detto da giovane, Davide, non volevo essere... Quando siamo entrati nel bagno, lui ha detto questa cosa qui di questo Georg, sì, sì. Che gli balenava in testa da diverse ore o diversi giorni, non mi ricordo. Combinazione, io ho fatto la domanda trabocchetto, ho detto ma c'è un certo Georg, ha brillato la re. Esatto, cioè questa cosa qua è stata straordinaria. Sì. È il bello delle indagini, che sì. Ti stupiscono quando meno te lo aspetti. Sì. Ma di questo magari ne parlerà insomma in maniera un pochino più, diciamo, approfondita Davide. Per il resto l'RF il Tascam, non ha segnalato nulla di particolare. Quello che ho detto in indagine e quello che ho sentito, il resto sono solo rumoretti. Sì, sapete che l'avevo già detto nella scorsa stagione, se non saltano fuori proprio EVP eclatanti, cioè se non mi chiamano per nome, se non mi fanno delle domande specifiche, adesso sto esagerando, però se sento delle cose minime evito di riproporle, perché c'è il forte dubbio che sia altro, sì. E quindi non perdiamo tempo, cioè nel soffermarci su questo. Certo. Una cosa per smorzare un po' per chiudere in bellezza, è che effettivamente facevo una riflessione, che noi siamo due cieltroni, mentre Davide e Francesca, perché cioè gli SH cieltroni? Piemonte, sono bravi, quando fanno le analisi sono in quel senso, sì. Cioè cieltroni, in che senso? Nel senso che noi sì, sono più
compassati sono più professionali. Sono più professional, invece noi siamo più pane, vino, il vino. Ma infatti in un commento che mi pare si riferisse ad un video che abbiamo messo per le nostre ferie in Trentino, una persona che non mi ricordo chi, perdonami se ci stai guardando, ci ha scritto: siete disarmanti per la vostra semplicità. Siamo così, siamo ragazzi. Così. Siamo due pirla. Siamo due pirla, ma io ve lo dico spesso, come siete, siamo anche pirla. Cioè noi siamo invece così. Davide, cioè, chi e Franci sono più, ma adesso dobbiamo istruirli ben bene. Quando si bucheranno, come facciamo noi, prenderanno il nostro sentiero impervio. Ma noi ragazzi, cioè, siamo così. Chi ci ha conosciuto, e alcuni di voi ci hanno conosciuti, possono confermarlo. Sì. Cioè noi non cambiamo da come ci vedete nel video. No, cioè, anche perché pirla siamo e pirla fare i seriosi a tutti i costi, perché bisogna analizzare una cosa che... Allora, siamo seri nel dire le cose, ci mancherebbe, però sappiamo essere autoironici e quando succedono cose particolari, oppure se c'è da dire una battuta, ma anche perché siamo persone di spirito, insomma. Sì, nel senso che lei beve, io la guardo. E poi comunque gli spiriti... Ah, di spirito? Su, sveglia! Va bene, allora se il video vi è piaciuto, ma soprattutto quello delle indagini, lasciate un like, aspettate lì perché adesso c'è Davide e alla prossima avventura. Ciao. Eccoci amici, siamo qui per l'analisi dell'indagine La Casa in Fiamme, indagine che è stata veramente veramente particolare. Siamo entrati in questa casetta, neanche troppo grande da fuori, sembrava. In realtà era strutturata comunque su due piani, e il piano, diciamo, sottostante c'era la cucina, due stanze, e nella parte superiore tutta una serie di altre stanze. Siamo entrati un po' incuriositi da questa struttura, in realtà forse senza troppe aspettative, perché non sembrava ci fosse una storia particolare dietro, però era comunque un posto abbandonato e, come diciamo sempre, ogni posto ha una sua storia e ci vuole raccontare una sua storia. E allora siamo entrati con i nostri strumenti, e già poco dopo l'ingresso in quella che era la cucina abbiamo iniziato ad avere i primi riscontri con gli strumenti, l'RF in particolare, che ha brillato. E allora siamo andati poi nella stanza a fianco, anche lì abbiamo fatto delle domande, ed è venuto fuori che appunto anche qui gli strumenti ci hanno dato dei riscontri. E abbiamo ipotizzato che fossero due persone anziane all'interno che vivevano appunto in questa villetta. Dopodiché siamo andati al piano superiore. Le stanze erano diverse, ma in una in particolare, dove ci siamo soffermati poco dopo essere saliti, anche qui gli strumenti ci hanno dato molti riscontri. Abbiamo chiesto appunto se ci fosse qualcuno lì con noi, hanno iniziato a brillare questi strumenti. Abbiamo visto che il muro della stanza dove ci trovavamo era imbarcato, c'era qualcosa di anomalo, era storto, sembrava stesse per crollare. Lo stesso pavimento vibrava ogni tanto, e quindi abbiamo preferito poi spostarci nella stanza a fianco. E la stanza a fianco è quella che ci ha lasciato più di stucco, in quanto c'era un letto, una rete appunto che avrebbe ospitato un materasso, e in questa zona si era sviluppato un incendio. Senza voler fare gli investigatori, abbiamo riscontrato che c'erano delle anomalie, nel senso che c'era sicuramente stato del fuoco nel letto, c'era il segno sul muro degli attaccapanni che avevano lasciato diciamo attorno a sé l'alone di nero della fuliggine, ma questi attaccapanni, che erano stati spostati da un'altra parte, erano interi, e questa cosa non ci quadrava, cioè c'era qualcosa che non tornava in questa situazione. Però la cosa che ci è venuta subito in mente è stata di chiedere se qualcuno
fosse, diciamo, rimasto su quel letto durante l'incendio, magari stava fumando una sigaretta, è caduto un mozzicone, il letto ha preso fuoco, e da qui nuovamente gli strumenti hanno continuato a darci dei riscontri e a dirci che qualcuno probabilmente c'era e che qualcuno ha subito, diciamo, l'esito di questo incendio. Da lì non mi chiedete perché, sono sensazioni, sono quelle sensazioni che a volte facendo le indagini abbiamo, a volte le ha uno, a volte le ha un altro. Io in quel posto per qualche motivo ho iniziato a pensare a un nome, Gheorghe, che mi è entrato in testa mentre ero in quella stanza. Ho pensato a questa persona, probabilmente di non italiana di origine, che aveva trovato riparo in questa villetta, probabilmente successivamente all'abbandono dei vecchi proprietari. Probabilmente è stato coinvolto in questo incendio in qualche modo e avevo questo nome che mi girava per la testa. Al che ci siamo spostati nel bagno, nella stanza a fianco alla stanza dell'incendio, la stanza delle fiamme. E questo bagno era molto grosso, particolare. Mentre parlavamo mi è venuto in mente di esternare questa mia sensazione relativa al nome di Gheorghe a Lara Corrado. E quindi ho detto, ma lo sapete che io sento la necessità di dirvi che mi è entrato in testa un nome mentre eravamo nell'altra stanza e questo nome mi è rimasto in testa. Allora mi hanno detto, che nome è? E io ho detto, è Gheorghe. E appena l'ho detto, dal nulla, non stava suonando da un tot, l'RF è andato a fondo scala e ha suonato. E lì siamo rimasti tutti, ma veramente di sasso. Dopodiché abbiamo ancora girato per la casa, andando poi verso l'uscita, anche qua c'è stato ancora qualche riscontro, e poi ci siamo avviati verso l'uscita. Personalmente è stata un'esperienza veramente forte, perché l'aver ricostruito, forse con l'aiuto degli strumenti, una possibile storia vissuta all'interno di questa casa, e da lì essermi ritrovato ad avere un nome in testa, a fare in modo che qualcosa mi abbia trasmesso un nome, e questo nome, una volta pronunciato, ho fatto immediatamente suonare gli strumenti, è stato veramente qualcosa di toccante. E quindi come dico ultimamente, una volta probabilmente non l'avrei detto, spesso qualcuno ci accompagna durante le nostre indagini e spesso ne abbiamo anche riscontro. Quindi, che dire, esperienza veramente interessante, veramente particolare, e spero che anche a voi sia piaciuta. Un saluto come sempre da Davide e a presto. Ciao!